Buongiorno a tutti e bentornati qui sul canale YouTube di Cultura Pop. Io sono sempre Victor Laszlo 88 ed è giunto il momento di un nuovo unboxing. E che unboxing, perché si torna sulle figure di Banpresto, sempre presenti su questo canale, e vediamo un po' cosa abbiamo. Due franchise che abbiamo già visto in precedenza, che tutti conoscete. Partiamo con Dragon Ball Super. Allora, questo è Cooler ed è un'edizione un po' particolare perché è una Masterlist Extra. Quindi queste sono belle ciccione, sono grandi. Andiamo ad aprire con la solita delicatezza che ci contraddistingue. Facciamo finta che non... Ok, allora, oh, beh, queste sono quelle che non richiedono neanche un montaggio così accurato perché sono già praticamente a pezzo unico. E le odio perché hanno blocchi di scotch ovunque. Da quel punto di vista le odio, ma le amo perché sono una figata clamorosissima. Allora, questo è il corpo del buon Cooler. Io riporto sempre all'attenzione, innanzitutto, la qualità del materiale, che è fantastica. Poi il livello di dettagli, vi faccio vedere qua le vene. Guardate le vene che ha qui, sulla coscia. Gran culo, signor Cooler, comunque, complimenti. La testa, minaccioso, poco minaccioso. Allora, personaggio questo che mi è sempre piaciuto, che è stato ripreso poi in Super. Cooler era il fratello di Freezer che trovavamo per la prima volta in uno dei film di Dragon Ball Z, che è stato recuperato in Super. Con Super stanno facendo un po' di cose che stanno facendo, soprattutto in questi giorni, che stanno facendo arrabbiare i fan perché stanno un po' incasinando il canone. Voi sapete che io ho un rapporto che definire conflittuale con Super sarebbe un complimento, nel senso che non sono mai riuscito ad approcciarmici come avrei voluto. Ho provato a prendere il manga, ma era eccessivamente sintetico nel raccontare le cose. Dopo un po' mi dava fastidio perché andava troppo veloce e sembrava quasi che non gliene fregasse di raccontarti la storia, ma gliene fregasse solo che tu comprassi il prodotto. E non mi sembrava fosse fatto con la cura che mi aspetterei da un prodotto del genere. Io da un prodotto del genere mi aspetterei un tipo di cura diverso da quello che poi invece ho rilevato. E quindi il manga niente di che. Per quanto riguarda l'anime, credetemi quando vi dico che io ci ho effettivamente provato. Aspettate, c'è il blocco anche. Ci ho provato in tutti i modi. Non riuscivo, mi dicevano, beh, ma devi arrivare all'episodio 48 e poi parte. Ho detto, minchia, raga, ma devo aspettare 48 episodi affinché diventi decente? Ma Black Goku, ma il torneo del potere. Ho capito, ragazzi, però sono 48 episodi di roba non particolarmente interessante prima di arrivare alle cose cicciose, quindi non mi ci sono mai riuscito ad approcciare come avrei voluto, ma guardate che bellezza. Allora, io sono dell'idea che le figure di Banpresto siano tra le cose migliori che si trovino in giro per il rapporto qualità-prezzo, per come riescono poi a rendere sulla mensola. Io ne ho qualcuna, poi hanno un sacco di serie, le Colosseum, le Masterlist Extra, di cui questa è una rappresentante. Sono spettacolari, sono delle figure incredibili, che io trovo di una meraviglia, veramente, sono qualcosa di pazzesco. Questa in particolare è veramente bella. Non è la migliore che mi è capitata sotto mano. Ci sono quelle di My Hero Academia che sono, secondo me, ancora più belle, anche alcune di One Piece che spaccano veramente. Però questa, ad esempio, se siete fan di Dragon Ball, è imprescindibile da avere nella nostra collezione. È veramente spettacolare. Trovate in descrizione, come al solito, il link per acquistarla. E adesso vi faccio vedere un'altra. Questa volta una BFCW Colosseum, quindi non una Masterlist Extra come questa, un'altra figure che secondo me vi piacerà, e quella secondo me ha un livello di dettagli che è ancora superiore rispetto a questa, il che è tutto dire perché già questa comunque non scherza un cazzo da quel punto di vista. Sì, vabbè. Ma porco due. Infatti che neanche così. One eternity later. Monkey D. Luffy Gear 4. Questa già dalla confezione. Allora, sapete che io non sono un mega fan di One Piece, ma sto rimediando, perché ve l'ho già detto molte volte, con l'anime mi ero fermato a Thriller Bark, quindi diversi anni fa, ma sono arrivato ad Alabasta col manga, che non avevo mai letto, ho iniziato un paio di mesi fa a leggere. Non riesco a trovare il tempo per andare più veloce di così. Però questa è una BWFC Colosseum, completamente diversa dalle Masterlist Extra. Sono è un'edizione che punta di più su una colorazione più da anime,
una versione di Luffy, giusto un pelo potenziata tra l'altro. Se avete letto il manga, visto l'anime, sapete di cosa sto parlando. Spada, questa è la base. Oh là là, e là. Scusate. E questa è veramente una roba pazzesca. Usti. No, aspetta, com'è? Beh. Allora, di cosa stiamo parlando? Ditemi un po'. Di cosa stiamo parlando? Cioè, guardate, rispetto all'altra, che comunque è una bellissima, è una bellissima figure, questa è semplicemente sensazione. Cioè, raga, a parte che qua ha il cordino che è in gomma, ok? Però è mobile. Cioè, non è che non si toglie. Oddio, forse si toglie addirittura. No, non si toglie. No, perché... No. In realtà il cappello è ancorato, sì. È ancorato. Per rendere più realistico l'effetto hanno fatto cordino e cappello singolarmente per poi attaccare la figure. Secondo me è pazzesca. Guardate il livello di dettaglio, guardate le vene sulle braccia. Guardate l'espressione, la colorazione del personaggio. Io non capisco come cacchio facciano a... tirar fuori delle robe del genere. Qua li metti la spada qua. Come facciano a tirar fuori delle robe del genere? Cioè, questo è veramente pazzesco. Questa, siamo a dei livelli di dettaglio che per quello che costano sono incredibili. Io non riesco a capire da dove arrivi un tale livello di precisione. Gli standard giapponesi per quanto riguarda le figure sono altissimi. Basti pensare, parlavo con il buon Rob, che non mi ricordo quali... quale anime stava cercando di appaltarlo per le figure, la Funko voleva fare delle figure dedicate, se non sbaglio, non mi ricordo quale fosse, sta di fatto che forse a Demon Slayer addirittura, non mi ricordo, sta di fatto che la casa madre ha detto no perché quelle figure che erano di Funko Pop non erano conformi agli standard soliti giapponesi. E porca puttana, se gli standard sono questi, mi viene anche da dire grazie al ca. Te credo, come fai a competere con le figure stilizzate in stile Funko? Come fai a competere con una roba del genere? Cioè, ma guardate che è impressionante, ragazzi. Cioè, questa credo sia forse la migliore tra tutte quelle che ho unboxato finora. Sono rimasto, non l'avevo ancora unboxato ovviamente, quindi non l'avevo mai vista dal vivo. È qualcosa di pazzesco, veramente bellissima. Ma fatemi sapere in un commento qui sotto quale delle due è la vostra preferita, perché sono veramente curioso di saperlo. Quale delle due comprereste se poteste? Io vi ringrazio per averci seguiti fin qui e noi ci vediamo al prossimo unboxing.